Benvenuti a Profumi di Benessere, siamo sempre in compagnia di Laura Savo, grande esperta di oli essenziali, oli essenziali e non solo, potrei dire esperta un po' di tutto quello occorre, che occorre oggi per vivere bene in armonia con la natura. L'argomento si discosta un pochino questa volta dagli oli essenziali, è molto molto stimolante però, parleremo di floriterapia. Sì. Se ci vuoi introdurre, sì. a me fa piacere. Allora, noi spesso è capitato, che delle volte abbiamo parlato già dei fiori australiani, sì. ti ricordi? Sì, che sì. ne abbiamo parlato appunto spiegando che noi come Floriterapia spesso riconosciamo quella di Bach sì. subito, nel senso che si conosce, Io la conoscono in molti. sono una grande seguace dei esatto, fiori di Bach. Esatto, sì, sì, sì. sì. E poi però ci sono, st sono stati sviluppati altri sì. fiori, nel senso fiori che vengono da altre parti del mondo, certo. no? Quindi abbiamo parlato di fiori australiani che sono eccezionali. Quelli sono dirompenti. Esatto. Se tu hai veramente bisogno di qualcosa di forte, di urgente. Sì, sono molto attivi. Bravissima, sono molto, molto attiva. È molto, davvero. E questo di cui voglio parlare oggi è un altro, diciamo così, un altro tipo di floriterapia che viene dal Sud America. Però vorrei spiegare un attimino per ricordare anche, magari, chi non lo sa, che cos'è cos la floriterapia. Sì, sì, anche sì. i fiori di BAC. Quindi, quando sì, parli di vale floriterapia, per, tutto, per certo, tutti sì. vale. Poi cambia, ovviamente, il fiore che si utilizza per, per ottenere le singole boccette. Però il concetto è identico per tutti. Sì. Allora, la floriterapia è un rimedio solo. Soprattutto energetico, cioè che lavora a livello energetico. Come vengono prodotti i fiori? Come ti nei a ripetere qualsiasi tipo di fiore: vengono presi dei grossi contenitori di acqua, di solito tinozze in legno per mantenere questo concetto di naturale, di vibrazione naturale. Vengono raccolti i fiori interessati e si mettono in macerazione diciamo così, si mettono a mollo in queste tinozze di acqua esposti al sole. Quindi che cosa succede? Qui, ti torno, qui proprio per spiegarti com'è veramente solo il discorso energetico. Il sole diventa il catalizzatore in qualche maniera per imprimere nell'acqua il messaggio della pianta. Quindi parliamo veramente di so pura energia perché parliamo di messaggi. Quindi quello che fa l'acqua è lavorare grazie alla sua memoria, la famosa memoria dell'acqua. Dell sì. Quindi è come se nell'acqua rimanesse il messaggio. Del, del della comportamento della pianta per quanto riguarda la floriterapia, ma per esempio per quanto riguarda l'omopatia rimane il messaggio del principio attivo anche della pianta. Tant'è vero che l'omopatia lavora con la dinamizzazione, che altro non è che l'agitazione in acqua di un principio attivo diluito in ta tantissime volte, lo sai che poi cambiano sì. a secondo del Anzi, rimedio. Ma più c'è diluizione più c'è. Potere, energia. Bravissima, bravissima, forza. diventa più forte per assurdo in omopatia il discorso, no? Sì. Proprio perché l'acqua a quel punto prende proprio la memoria del principio attivo. La stessa discorso è nella floriterapia. Quindi l'acqua, la memoria dell'acqua assorbe, diciamo così, imprime il messaggio energetico della pianta. Tant'è vero che Bach, per esempio, quello che aveva fatto era proprio osservare. Secondo Bach è stato il primo a fare questo o anche Bach ha ehm, semplicemente riportato una conoscenza che era Assolutamente popolare. ha riportato, nel senso che nel 1700 quello che si usava, l'abbiamo parlato già tante volte, una pianta veniva scelta per, su, per la sua funzionalità eh sì, terapeutica dalla segnatura, sì. Quindi cosa veniva osservata? La forma della pianta, il comportamento della pianta. E in qualche modo la pianta ti diceva, no? Ci diceva: il buon Dio ti dà eh, le indicazioni per capire a che cosa serve quella pianta. Il concetto è identico, certo, poi una diluzione energetica. più. bello anche questo sapere, davvero. Sì. Bellissimo. Io penso che quindi non è che Bach si sia inventato nulla, ha cominciato a osservare le piante. Poi naturalmente lui era un medico omeopata. Quindi conosceva bene questo discorso della la diluizione. Quindi ha unito quello che era la segnatura dei, degli antichi al concetto nuovo dell'omopatia certo. e ha creato i fiori di Bacco. detto che le... sia che io esatto. li amo moltissimo. Però sono molto aperta anche a provare questi altri fiori. Assolutamente sì, mm, perché per Perché poi ad sono... esempio anche l'incontro con quelli australiani è stato veramente. Molto molto direi sotto certi aspetti dirompente. Forse lì di dirompente c'è proprio la natura di Bravissimo, questo è per continente. Forza, per forza. Portano proprio il messaggio della natura australiana, dove sappiamo che ci sono piante che esistono solo lì, ci sono animali che esistono solo lì. È Quindi l'Australia è proprio una specie di microcosmo a parte per quanto riguarda sia la flora che la fauna. Quindi è chiaro che poi anche i fiori riportano l'energia dirompente dell'Australia. Dell Chi divide la terra in punti energetici dice che l'Australia è il primo chakra della Terra, quindi proprio il, il primo chakra, la forza proprio non lo primaria. Sapevo. Esatto. Bellissimo, quindi penso. hanno una, proprio una potenza, una forza particolare i fiori australiani. Io li uso molto, per esempio, rispetto a quelli di, a fiori di bac, non perché. Ho lavorato moltissimo anche con i fiori di Bach, è stato il mio primo approccio, ma i fiori estragliani li trovo particolarmente attivi, per dire. Ecco. Veniamo invece, Veniamo a, questi, invece che, a questi. Che peculiarità hanno questi? Beh, sono straordinari. Perché Come la parte la persona... Si chiamano Cansion d'Eva, c'è cioè la canzone di Eva. Wow. E sono fiori <ride> che lavorano solamente sul femminile. Chi li ha eh, creati, diciamo così, no? Eh, capiti ed estratti. È uno psicologo sudamericano argentino e, e con una grossissima sensibilità perché per uscire a capire queste sfaccettature del. Curioso del, che sia un uomo è, è un bipolare. <ride> soffre proprio di bipolarità. È infatti, è una persona che lavora sì. molto sulle problematiche della bipolarità, proprio perché le, gli appartengono. E questo, evidentemente, gli dà. E un input diverso rispetto alla sensibilità. Essere bipolare significa che eh, abitare gli abissi, esatto. ma anche le vette, insomma. esatto, esatto, e quindi evidentemente questo crea un particolare stato d'animo che dà una sensibilità particolare. Comunque questi fiori appartengono tutti alla famiglia delle maripose si chiamano. Che vuol quindi dire che, farfalle. Anche gentilmente, dalla regia dei sì, esatto, fiori ci hanno meravigliosi. Mm. E tipici del Sud America. Ah, quindi da noi non esistono. Sì, puoi trovare, certo, puoi comprare sì. delle piante mariposa, ma lì sì. sono, crescono come da noi crescono le aromatiche, di cui abbiamo parlato nelle altre puntate. Sono fiori profumatissimi e ogni fiore ha una caratteristica peculiare, ma guarda, cambiano totalmente. Che belli che sono. sono tutte della stessa guarda, famiglia. Guarda quello centrale anche sembra carnoso anche esatto, come fiore. Esatto, esatto. Eh? È un po' come il discorso delle nostre rose, se ci pensi. No? le mm -hmm. nostre rose hanno mille sfaccettature. Sì. E così, c'è stato questo lavoro su questi fiori, ogni fiore appartiene a un mito, a un mito al femminile, a un archetipo. Quindi ritroviamo Diana, Venere, Giunone, cioè tutte quelle che sono le storie di questi, queste dee mitiche che in realtà rappresentano un aspetto femminile. E quindi c'è questo paragone, diciamo così, di ogni fiore, ogni mito e che va a rappresentare una parte che appartiene ad ogni donna, che può essere caratteriale o perché magari si vive in un momento. Ti faccio un esempio: c'è cioè Demetra, Demetra. È la mamma in assoluto, no? il mito Demetra, Demetra legato è legato alla dea delle messi, no? dell'agricoltura, dell per esempio, della natura in assoluto, è quella che più insieme a Venere si avvicina al concetto di grande madre, se così possiamo definirlo. Ecco, Demetra ha, eh, è, è praticamente la mamma per, in assoluto perché il mito Demetra è sempre accompagnato poi al mito di Persefone, che era la figlia. Persefone era un'eterna bambina, a un certo punto viene rapita e poi c'è anche il fiore de, di Persefone, eh, c'è anche il fiore per il mito sì, di Persefone eh. che in effetti sono le donne che non si distaccano mai dalla mamma, che hanno queste mamme molto importanti che in qualche modo condizionano le loro vite. E infatti nel mito sono sempre insieme. Però poi eh, Persefone viene rapita dal dio degli inferi. Demetra impazzisce di dolore. E accusa Giove in qualche modo di aver partecipato a questo rapimento e lo, e lo minaccia se non mi fai ritrovare mia figlia io non do da mangiare più a nessuno e così si, si, Giove la prende sotto gamba come minaccia e invece lei punisce, punisce gli esseri umani per, facendo, praticamente bloccando qualsiasi pianta quindi frutto, ortaggio quindi togliendo l'alimento agli esseri umani. Questo preoccupa Giove, ovviamente, si mette d'accordo con il dio degli inferi, rilascia, rilascia sua figlia. Viene liberata, ma poi ti spiegherò quando magari li faremo singolarmente, perché piace molto il discorso del mito, viene liberata ma con un compromesso, che quattro mesi l'anno lei deve tornare negli inferi. Ed è il famoso inverno, quando si bloccano tutte la produzione di fiori, di frutta, eh sì, di verdura. Sì. Quello è il periodo, che, che Demetra non è con sua figlia, e quindi punisce in qualche modo gli esseri umani. O punisce poi il Dio supremo, che in questo caso è Giovane il mito. Quindi abbiamo, per esempio. Per esempio che Bello, che bello. E Sono il, fiore, il fiore che lavora sulla personalità Demetra è il fiore che lavora sulla maternità. Quindi si può prendere come, come fiore. Quando si vive una, il periodo della maternità o quando non si riesce ad accettare, per esempio, una maternità, una maternità improvvisa che non si è programmata, si può prendere un fiore per riconnettersi invece con questo aspetto materno. Oppure quando si è una madre eccessivamente mamma, quasi mamma chioccia, quindi si può, per esempio, prendere questo fiore. Quindi si abbinano questi fiori anche ai fiori, per esempio, australiani, io li abbino molto anche agli oli essenziali, per riuscire a lavorare sul femminile. Belli, che è una che cosa belli, importantissima che belli, Antonella. Che belli, perché in ogni donna c'è sicuramente una dea, ci sono più dee? Ci sono, bravissima, in realtà, poi non ne parleremo meglio, ma ogni, ogni dea rappresentata poi da questi fiori in realtà è un tassello per ricomporre un puzzle più grande che è quello della grande madre, quindi la grande divinità femminile che è stata bistrattata, punita per tanti anni, noi avevamo questa grande rappresentazione, questa eh, natura che veniva rappresentata, questa grande idea, prima che venisse l'influenza dei miti e prima ancora delle, delle grandi poi eh, religioni monoteiste, che sono quelli che di più hanno distrutto la figura femminile, perché nelle religioni monoteiste si è andata a eliminare quello che è il mito, perché erano religioni pagane, la grande madre era una religione pagana, e si è cominciato ad adorare, tra virgolette, un solo Dio, vedi, vedi poi necessariamente maschio, cioè mai femminile, non è mai stato un dio che era parte femminile e parte maschile, è sempre solo stato uomo. Tant'è vero se tu guardi le grandi religioni monoteiste, la musulmana, l'ebrea, la sì. cattolica, sono tutte punitive sulle donne. Sì. La nostra ha dovuto poi mettere una pezza, diciamo così, tra virgolette, con la figura della Madonna, ma perché i, alcuni, i primi cristiani continuano ad adorare la grande madre. E quindi poi sono stati costretti, ma se tu guardi la parte regione musulmana è sotto gli occhi di tutti, insomma della considerazione della donna, gli ebrei hanno una preghiera tuttora che si fa la mattina che dice grazie a Dio per non avermi fatto nascere donna. Non lo sapevo questo. Certo, quindi questo per dire che poi siamo state, la, il femminile in generale... Ha ah, passato un periodo buio per lunghissimo tempo, ci hanno fatto sentire mancanti in qualche modo, sottosviluppate sotto un certo punto di vista. E quindi di tu vista. dici che questo messaggio negativo ce lo siamo tramandati. Assolutamente ehm, sì, per Antonella. secoli. Per secoli, per secoli. Oltretutto, poi che cosa è successo? <coughs> che abbiamo avuto il periodo del femminismo, che in qualche modo è stata una nostra rivalsa, ma soprattutto ci ha dato finalmente la possibilità di avere anche delle leggi. Che, eh, che, che insomma, cautelassero la figura femminile perché fino a anni prima c'erano delle leggi allucinanti, tipo l'uccisione per l'adulterio, cioè voglio dire, no? cose che ancora si vedono in alcune parti del mondo, eh? quindi non è una cosa eh sì, così sì. strana. <coughs> Ma la, il, pro, il brutto però del femminismo è che ha fatto, ha messo le, le donne in un ruolo di finti maschi. Sì, 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 sono d'accordo su questa visione, è vero. Purtroppo abbiamo emulato e forse anche abbiamo emulato gli aspetti più negativi dell'uomo, dell dei nostri compagni. Bravissima. Certo. bravissima. Abbiamo confuso quindi, da un estremo. l'influenza della carriera e l'insensibilità verso alcune cose. Eh. Bravissima, bravissima. Sì. E quindi, secondo me, la donna ha bisogno. Veramente ritrovare, di trovare, sì, di, no? di centrarsi di nuovo, di mettere proprio quella sua forza. È Bravissima, sua forza. ma infatti quando io parlo di donne dico sempre questo: non è che, essere dei, non è che i maschi sono forti, nel senso non è che essere definiti maschi si diventa forti, no? Ma guardiamo che sono esempi delle davvero nell'industria, nella politica, in tutti i, i settori, diciamo quelli che sembrano contare nel, nella società moderna, le donne che primeggiano hanno. In un certo senso, rinunciato alla loro componente femminile. Sono degli uomini, sì. pensiamo a, alle più potenti esatto. della terra. Esatto, che è una cosa sbagliata. Riescono eh, sì, proprio a, a conservare il loro, la loro ricchezza, la loro molteplicità. Bravissima, nel senso, il pensiero circolare: nel senso che l'uomo, il, mas il maschile, ha questo pensiero io dico sempre verticale, no? cioè di arrivare a una finalità, quello che, che conta, cioè come ci si arriva non è importante, no? si è fermi, c'è la questione del controllo, c'è tutta una questione che sono maschili, che vanno benissimo, nel senso sono aspetti molto belli, anche eh, siamo molto positivi, infatti, bravissima, sì. infatti io dico sempre, mm. va benissimo che loro abbiano questi aspetti, noi, non abbiamo, noi abbiamo un pensiero circolare, noi abbiamo un pensiero avvolgente, plastico come l'acqua che ci rappresenta no? il femminile è rappresentato dall'acqua quindi questa plasticità no, di adattarsi come l'acqua alle pareti che incontra agli ostacoli che incontra la maternità che è solo femminile che non vuol dire partorire solo figli cioè Papa Francesco non so se l'hai sentito l'altra settimana ha detto una cosa bellissima alle suore che ha detto smettete di essere delle zitelle e cominciate a essere delle ho madri che è, che è fantastico sì. ha detto una cosa giustissima cioè, essere madre non vuol dire partorire dei figli, si può essere suore e essere delle madri. Guarda madre Teresa di Calcutta, cioè che è stata una delle più grandi madri, secondo me, sì. esistenti sulla faccia della terra, eppure non ha mai partorito. Il concetto di maternità è più profondo, è il concetto dell'accoglienza, si è un po' madre di tutti, no? De, Ma dal compagno, a volte dei nostri genitori quando sono anziani. Cioè, è molto più vasto il concetto di maternità e non l'abbiamo perso. Perché la maternità oggigiorno spesso viene usata dalle donne come rivalsa sull'uomo. Guarda cosa fanno dopo i divorzi, guarda le donne che partoriscono e, e, e malmenano i bambini se non li uccidono. Cioè Non ha senso se tu pensi a una donna un, sì. un comportamento del genere, se non il figlio per un mezzo per... Cioè, guarda, questo non, ti non è femminile. Perché proprio il tuo discorso è molto fluido ed è... è... Sembri un fiume in piena, ma hai ragione, ci stai descrivendo veramente un, un grande malessere femminile proprio, che se invece fossimo in grado di, di recuperarlo, e magari anche con l'aiuto di, di, di questi mezzi semplici ma potenti, diciamo la verità, perché quando mi capita di, eh, di parlare con persone che magari che sono profane del. Dell'argomento, parlare della, della mia dipendenza, perché oggi è diventata proprio una dipendenza dai fiori, della floriterapia, in modo particolare nel mio caso dai fiori di Bach, perché non ho mai conosciuto, sono anche nuovi tra parentesi, questi nuovi fiori femminili. Però ti dico che secondo me lavorano in maniera così forte sulle emozioni che veramente ti trasformano. Io a volte mi chiedo come tre, tre goccine sotto la lingua possono farmi cambiare così tanto e tirar fuori cose che erano profondissime ormai in me. Allora, il, il discorso delle così poche gocce che riescono ad essere così potenti, Antonella, perché hanno un po' la funzionalità del rimedio umopatico, visto che l'abbiamo parlato prima, che a volte la diluizione, più è diluito più diventa potente. Perché quello che lavora non è il discorso del principio attivo e nei fiori ovviamente non c'è, perché abbiamo visto come vengono preparati e prodotti, non, non c'è tempo di avere il principio attivo nell'acqua, ma solo il messaggio. Ma quello che fanno questi, questi prodotti è di mettersi in vibrazione proprio con una parte molto profonda in noi. E anche quando abbiamo un simbolo, sono quasi dei simboli, e anche in questo caso per esempio questi fiori che lavorano con l'archetipo. L'archetipo è un simbolo, è un simbolo che noi ha, in, come posso dirti, in maniera razionale, oggettiva, spesso nemmeno riconosciamo. Ma è come se dentro di noi la nostra più, parte più profonda, più inconscia, capisce il messaggio, lo recepisce. E si mette in sintonia con quello che è l'informazione del, del prodotto. Quindi è come se dal profondo partisse, diciamo così, la, la soluzione, no? in qualche maniera. E quindi piano piano poi viene, viene a galla quello che è, magari è anche un, un vecchio problema che uno certo. pensava che fosse ormai sepolto. E quanto è intimamente legato questo al, il tirare fuori le emozioni, il tirare fuori i nostri disagi, i nostri problemi, quanto è intimamente legato poi profondamente alla salute? Sì, eh, poi certo, poi tu sai, tutta la parte della psicosomatica poi mm. lavora su questo. Quindi la cosa interessante è che poi dei prodotti naturali, e che non ci stancheremo mai di ripetere, che hanno veramente questo quest approccio olistico, cioè di non lavorare come fa la nostra medicina classica sul sintomo, no? quindi mi fa male, no? ho il dolore, il crampo allo stomaco, quindi, prendo questo tipo di medicina. Sopprimo il sintomo. Sopprimo il sintomo. Senza oppure, andare alla causa. Quindi. Esatto, oppure un due persone con lo stesso sintomo, stessa medicinale. Non può, non può essere così, perché molto probabilmente l'origine è completamente diversa. E nel concetto olistico quindi si prendono, si valutano sempre, non solo l'aspetto fisico, quindi anche il sintomo assolutamente, ma anche la salute mentale, e la salute della nostra energia. Certo, quindi noi siamo sempre all'equilibrio di questi tre livelli e quindi la cosa interessante in questi prodotti è che lavorano a livello olistico cioè partono dal discorso energetico poi mentale e poi alla fine va a ripercuotersi anche su quello fisico che meraviglia Voi, sono già in commercio o questi devono sono una presentazione allora, solo questi, per allora questi nostra, fiori non sono pubblico. facilmente reperibili in vendita ma poi bisogna saperli usare però quello che si può fare io almeno lavoro adesso con sì, questi i fiori sì questi fiori vanno testati bene esatto i fiori perché vanno è la, formulati la cosa forse è più difficile usare. No? Esatto. trovare Veramente il fiore di cui abbiamo bisogno esatto, in quel momento, esatto. Quindi vanno, vanno testati. Quindi c'è bisogno di una consultazione per la scelta. Poi vengono utilizzati almeno personalmente le mie consulenze. Li utilizzo poi, come ti ho detto, con i fiori australiani che mi sono di grosso supporto e poi con gli oli essenziali, perché tutto il lavoro poi sul questi mi lavoro a livello energetico, ma poi tutto il lavoro sull'umore e sul corpo, quindi parliamo proprio di organico, lo sai, lo faccio poi con gli oli essenziali, perché gli oli essenziali hanno poi la funzionalità Quelli dei sì, principi invece, attivi, certo. capito? Quindi vado a chiudere un quadro per fare veramente un discorso olistico. Ah, quindi io lavoro con la consulenza, interessantissimo. Sì, sì, sì. perfetto sì. Quindi si possono chiedere delle consulenze, io adesso le, le sto collaborando con il fungo che è quel spesso ne abbiamo a volte ah sì? È è il nostro, diciamo il nostro esatto, fornitore ufficiale. Esatto, ci ha sovvenzionato, ci ha sì. sostenuto in tutto quello che erano le puntate anche sugli alimenti biologici, vero, detersivi è bio. È un quindi, caro amico. Anche esatto. Lui, <ride> esatto. A Brescia, vero? Quindi? Esatto, a Brescia. Brescia ma anche Castelmella. Sì, rettato. sono tutte zone di Brescia. E si può prendere appunto un appuntamento per avere una consulenza e quindi diciamo la che formulazione. Questo è quindi un avvio. Quindi, Laura, si partirà dal fungo bio dove tu terrai le tue consulenze, dove alcune fortunate donne, perché questi sono fiori riservati alle donne e hanno un titolo bellissimo: La chanson. La canzone di Eva. Di Eva, la sì. canzone di Eva eh, per poi magari esportare in altri centri, in altre città laddove ci sarà richiesta. Ora dobbiamo concludere perché abbiamo esaurito il nostro tempo, ma vorrei che tu lo facessi con, con quella prospettiva che poi è anche un, un messaggio di speranza perché stiamo vivendo dei tempi molto difficili. A livello di, personale, perché molte famiglie eh, soffrono questa crisi, a livello di paese stanno avvenendo delle cose, a volte anche alcuni fatti di cronaca ci fanno riflettere, che siamo ci lasciano angosciati mm. e non parliamo poi a livello planetario, quale mm. grande preoccupazione per il futuro. Sì. Ma tu dici una cosa bellissima, che la salvezza del mondo saranno le donne. Ma veramente le donne, nel senso del discorso che dicevamo prima, la donna è intesa come mamma, cioè c'è bisogno veramente dell'abbraccio materno della Terra, c'è bisogno veramente dell'abbraccio materno per gli esseri umani perché si vive appunto un, un periodo molto difficile. E proprio come società, come esseri, ma anche la nostra terra vive un momento molto difficile dove non è stata, non è stata rispettata, non è stata eh, tutelata. No? Ci ha dato molto e noi l'abbiamo punita, cioè non l'abbiamo mai per questo eh, valorizzata. No? Quindi adesso c'è bisogno proprio di questa visione femminile, questa visione dell'accudimento, della, della creatività della solidarietà, ecco queste sono delle caratteristiche femminili, per noi è facile perché ce l'abbiamo dentro di noi, quindi dobbiamo prima cosa riconnetterci con questo nostro aspetto femminile e poi cominciare ad aiutare la nostra famiglia, i nostri vicini, tutto quello che poi circonda per a, poi ampliare e diventare veramente un discorso del femminile che salverà il mondo futuro. Non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura di fidarci del nostro istinto femminile. Esatto esatto bellissima puntata bene allora non sono matta io che in casa all'ingresso ho tutta la mia serie di piccole statuette femminili le mie care amiche dall'Africa anche a, da Cremona mi hanno regalato delle piccole idee che mi servono, mi servono anche nei miei rituali magici <ride> e quindi vi consiglio questo. Ti ringrazio Laura perché Grazie ogni puntata è sempre uno spunto intelligente per riflettere su di noi, ma anche sul, sul pianeta di cui facciamo parte. Grazie a te, Grazie, buon lavoro.